Messaggio di Santa Giovanna d'Arco dato al fondatore dell'Ordine Romano di Maria Regina di Francia. 9 aprile 2021. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio dolce Figlio, i cuori riluttanti e recalcitranti rifiutano di lasciarsi guidare dallo Spirito di Dio. Combattono astiosamente le opere divine. Mio dolce profeta, il centenario della canonizzazione di Santa Teresa di Gesù Bambino risveglierà i cuori al messaggio profetico che è stato comunicato prima dell'arrivo del giorno fissato per la collisione degli astri. Quest'anno di grazia sarà diverso da qualsiasi altro. L'Ordine Romano di Maria, Regina di Francia, se ne ricorderà. Si attuerà la realizzazione del grande segreto della riparazione. Sulla terra di Francia e attraverso di essa raggiungerà tutta la terra. Mio vero guerriero prescelto, i cuori attendono la venuta di un re che cercano disperatamente. Ecco, si è manifestato. Gli uomini commettono ancora gli stessi errori del passato, cercando in ogni angolo il re ideale secondo i loro criteri. I cuori si uniscono e pretendono di legittimare la missione reale, chiudendo definitivamente la porta al vero monarca, il fondatore. A un certo punto, Santa Giovanna d'Arco srotola uno stendardo da una mano all'altra e vedo le date 1925-2025 ricamate con filo d'oro. Popolo di Francia, non hai letto ed ascoltato le profezie dei mistici? Non interpretare il messaggio a tuo piacimento. Con l'approssimarsi del centenario, il fiore prescelto di Francia rilascerà un documento regio. Gli oracoli annunciavano il grande re proveniente da un ordine religioso da lui creato per rigenerare la Chiesa mistica. Popolo della terra, è giunto il momento. La rivelazione è stata data. Unisciti all'Ordine Romano di Maria, Regina di Francia. Segui il suo insegnamento con piena fiducia. Mio Ordine Romano, è il momento di preparare il tempo di grazia che sperimenterà un successo gratificante e l'inizio della benedizione per la patria francese. Mia anima oblativa, le lacrime che hai versato e le sofferenze che hai sopportato ti otterranno la ricompensa che desideravi. Verrà quel tempo, segnato dallo Spirito di Dio, quando i cavalieri nascosti nel mondo si muoveranno per ricevere il mandato. Mio profeta, la lama benedetta della tua spada sarà l'aiuto del popolo di cui hai la responsabilità. Su questo cavallo la vittoria andrà di città in città, di paese in paese, di continente in continente. Lo stendardo del Sacro Cuore fluttuerà là dove metterai il piede. Avanza verso questo centenario. Tutte le spine saranno rimosse. I fedeli servitori dei messaggi profetici esclameranno: possa il Sacro Cuore di Gesù salvare il Re dal diritto divino. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.